Bentornati in diretta e allora, come annunciato, apriamo la nostra pagina dedicata alla politica internazionale. Oggi i media ci raccontano che è stato siglato un accordo storico fra la Russia e la Cina per la vendita del gas russo. Ebbene, i due paesi, dopo 10 anni di tentativi, finalmente hanno definito le condizioni economiche che portano Mosca a vendere 38 miliardi di metri cubi di metano all'anno, pensate, con un gasdotto di 2200 chilometri alla Cina. E subito è arrivato un intervento da parte di Bruxelles. Il presidente della Commissione europea Barroso ha detto: l'Europa si aspetta che gli accordi stipulati con la Russia e con Gazprom vengano rispettati. Ma allora, anche a fronte della recente crisi in Ucraina e a fronte anche dei tanti scenari che sono aperti sul fronte della politica internazionale, nei quali l'Europa spesso si trova su posizioni opposte rispetto alla Russia, pensiamo ad esempio alla Siria, questo accordo di oggi può in qualche modo mettere a rischio i rifornimenti in Italia di gas? Ne vogliamo parlare con Matteo Verda, ricercatore dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buonasera. Buonasera a lei. Ecco Verda, qual è la sua lettura di questo accordo? Quali sono davvero i rischi per l'Europa? Oggi appunto il messaggio che è arrivato da Barroso in qualche modo conferma che ci sono dei pericoli. No, in realtà pericoli per la nostra sicurezza energetica non ce ne sono. Non ce ne sono perché il gas che verrà destinato al mercato cinese proviene da giacimenti che non riguardano i mercati europei. La Russia ha enormi giacimenti in diversi punti del proprio territorio, l'Unione Europea è rifornita dai giacimenti della Siberia occidentale e invece la Cina sarà fornita dai giacimenti della Siberia orientale. Dunque in realtà non siamo in competizione con la Cina per il gas russo. Questa è una lettura che parte da un fraintendimento della geografia della produzione russa. Certo. Quindi in realtà è più un messaggio politico quello di Barroso, ossia di non guardare troppo alle alternative asiatiche trascurando i partner storici, perché comunque l'Unione Europea resta il principale mercato per Gazprom e anche quando il gasdotto verso la Cina sarà a pieno regime, comunque le esportazioni verso l'Europa saranno 3 volte tanto le esportazioni verso la Cina. Certo, ma il timore potrebbe essere quello che magari è giustificato da un ragionamento di questo tipo, anche a fronte delle tante tensioni che ci sono sullo scenario internazionale che riguardano altre tematiche. Citavo appunto la guerra in Siria, il sostegno al nucleare iraniano, sono tanti i fronti in cui l'Europa e la Russia, Mosca, sono su posizioni distanti. Ecco, anche a fronte di questo potrebbe esserci la possibilità che, visto che si apre un mercato in Cina, in qualche modo Mosca possa rivedere gli accordi presi per quanto riguarda le forniture all'Unione Europea, al di là di quello che è il bacino da cui la Russia fa riferimento per appunto distribuire il gas. Ecco, ci potrebbe essere, potrebbe trovarsi ora la Russia in una posizione di potere, in qualche modo può anche fare a meno o rivedere il mercato con l'Unione Europea. No, diciamo di no, perché comunque è un mercato che genera flussi di cassa importantissimi sia per Gazprom sia per lo Stato russo, quindi non ci sono, in realtà l'accordo con i cinesi non cambia gli equilibri di forza, la Russia continua a dipendere dai flussi di cassa generati dalle esportazioni, ha bisogno di esportare verso l'Unione Europea, anche se esporta verso la Cina, ha un po' diversificato, questo aiuterà sicuramente, ma non cambia gli equilibri in campo. E tra l'altro Gazprom finora negli ultimi anni ha rinegoziato i contratti con i partner europei, con i grandi fornitori europei, sempre a ribasso. Sì? Cioè, in questi anni abbiamo sempre visto scendere il prezzo del gas fornito da Gazprom, non salire, e comunque sempre scendere sulla base di accordi negoziali tra le parti. Non c'è mai stata una minaccia da parte russa di utilizzare il gas come leva politica rispetto all'Europa. Sì, però ha destato preoccupazione una dichiarazione che è venuta da Gazprom proprio nei giorni scorsi, ovvero si è detto, Gazprom dice: assicuriamo il rifornimento di gas all'Europa, l'unico problema potrà essere la gestione che Kiev farà di questo gas, ovvero se metterà dei vincoli, se chiuderà in qualche modo in maniera simbolica i rubinetti Kiev, allora lì ci sarà un problema. Qualcuno ha letto questo come una sorta di scarico di responsabilità. Cosa c'è dietro queste affermazioni di Gazprom?
C'è il fatto che fino a dicembre, con l'allineamento ucraino più verso la Russia, Gazprom faceva ampi sconti alle controparti ucraine e quindi diciamo che sussidiava indirettamente il gas consumato in Ucraina. Dopo il riallineamento del governo di Kiev verso l'Occidente, Gazprom fa un discorso politico molto chiaro. A questo punto noi non abbiamo motivo per sussidiare i consumatori ucraini, sta a voi pagare eventualmente se Kiev non è in grado di pagare da sé le proprie bollette del gas. Di fatto sì, è uno scarico di... Sta a voi, quindi sta all'Europa? All'Europa, naturalmente, certo, perché a questo punto l'Unione Europea si è presa, come dire, il fardello di sostenere il governo di Kiev, e questa cosa però si riflette anche nei debiti che finora ha accumulato Naftogaz, l'operatore ucraino, rispetto a Gazprom. Sì, quindi c'è la prospettiva di un aumento del costo del gas per l'Europa, indiretto attraverso questi percorsi, però c'è. In realtà non sul gas, diciamo che è una questione che si riflette sui pacchetti di aiuti che andranno a Kiev. Certo. L'IMF e altre istituzioni internazionali, oltre all'Unione Europea, stanno attivamente trasferendo liquidità a Kiev per tenere in piedi il governo. Di fatto negli aiuti necessari per Kiev rientrerà anche quello per pagare la bolletta del gas. Ma questo non avrà un effetto diretto sulle bollette del gas degli europei, è più una questione appunto di finanziamenti internazionali, della disponibilità di finanziamento da parte dell'Unione Europea o da quanto decideremo noi come governi nazionali di destinare agli aiuti a Kiev. Certo. Senta, quanto conta anche nel fatto che Mosca si volge ancora più verso Oriente, quindi verso la Cina, la prospettiva che l'Europa potrebbe anche scegliere un nuovo fornitore? Noi sappiamo che per la maggior parte il gas utilizzato in Europa viene acquistato da Mosca, però si è parlato soprattutto nelle ultime settimane a fronte della crisi ucraina dell'ipotesi di attingere ai serbatoi statunitensi. Ecco, quanto è praticabile questa strada e quanto può avere influito nella decisione di Mosca di rivolgersi anche verso la Cina? Allora, la diversificazione per l'Unione Europea è importante ed è in atto, penso ad esempio ai nuovi gasdotti come quello che arriverà dall'Azerbaigian in Italia. Sì. Però dal punto di vista dell'alternativa Stati Uniti-Russia è una falsa alternativa. Innanzitutto perché è vero che gli Stati Uniti stanno producendo molto grazie al gas non convenzionale, vedono aumentare la produzione, ma attualmente non esistono le infrastrutture di esportazione negli certo. Stati Uniti. Poi perché ci vuole anche un'approvazione da parte del Congresso, che non è per nulla scontata. Esatto, l'iter autorizzativo è molto lungo e ci sono forti timori da parte statunitense, almeno da una parte politica, che ci sia un impatto negativo sull'economia, perché comunque a quel punto esportare potrebbe comportare un aumento dei prezzi sul mercato interni. Certo. E comunque c'è un altro fatto da tenere in considerazione, che anche avendo della capacità di esportazione non è assolutamente detto che quel gas andrebbe in Unione Europea. Perché? Perché comunque il gas sui mercati asiatici è più caro. Di conseguenza l'esportatore statunitense ha tutto l'interesse a portare il proprio gas sui mercati asiatici, dove il gas costa anche il doppio di quello che costa sui mercati europei. Quindi se noi volessimo competere per il gas statunitense dovremmo pagare molto più caro il gas. Certo, certo. Senta, qui si viene alla questione centrale, scusi se... Prego. È che il gas, comunque l'approvvigionamento della Russia è così grande, costa un terzo del fabbisogno, anche perché comunque è un'alternativa competitiva in termini di costo. Quanto è il volume del gas che noi importiamo dalla Russia? Circa 125 miliardi di metri cubi nel 2013. E rappresenta rispetto alla totalità del gas che utilizziamo? Un po' meno di un terzo. Un po' meno di un terzo. Esatto. Però ecco, circa il 90% del gas che è distribuito nell'Unione Europea viene da Mosca. Mi scusi, che percentuale? Il 90%, così alcuni giornali dicevano oggi. No, guardi, i dati Eurogas sono che il 33% del fabbisogno è coperto da produzione interna, il 27% dalla Russia, il 23% dalla Norvegia e la restante parte da altri importatori come l'Algeria, la Libia, il Qatar. No, quella percentuale non è plausibile. Certo. Ci sono alcuni paesi dell'Europa orientale,
come l'Ungheria, sì? dove effettivamente il gas russo rappresenta il 90%, ma questo è un dato che riguarda solo i paesi dell'Europa orientale, alcuni piccoli paesi dell'Europa orientale. Certo. Senta, i giornali però raccontano, lei in qualche modo ci tranquillizza oggi, no? Sulla prospettiva di avere uno stop ai finanziamenti di gas che vengono appunto da Mosca. Non è conveniente anzitutto appunto per la Russia, però appunto oggi Barroso, presidente della Commissione Europea, ha voluto lanciare un po' questo messaggio a Mosca, a Putin, ha detto: la fornitura di gas all'Europa non deve essere interrotta, conto sulla Russia perché mantenga i suoi impegni ed è responsabilità di Gazprom assicurare le consegne di gas così come stabilito dai contratti con le società dell'Unione Europea. L'Unione Europea si aspetta che tutte le parti restino affidabili fornitori e partner di transito perché è anche nel loro interesse. Ecco, un messaggio di questo tipo allora non era superfluo? Perché Barroso sente la necessità di intervenire? Lo fa in vista di inizio giugno, quando ci sarà da discutere effettivamente con che modalità ripagare il gas consumato dall'Ucraina. Gazprom ha già dato un ultimatum all'Ucraina dicendo: benissimo, se voi a giugno non pagate l'arretrato e non pagate in anticipo il gas per i prossimi mesi, non vi riforniamo più perché non siete un partner affidabile. Ma questo non ha nessun impatto diretto sui flussi verso l'Unione Europea. Sì? La questione è che comunque il gas per arrivare in Unione Europea per metà del totale deve transitare attraverso l'Ucraina. Ora, come si è già verificato nel 2006 e nel 2009, quando c'è una rinegoziazione tra Gazprom e Naftogaz che porta all'interruzione dei flussi per l'Ucraina, di reazione Naftogaz blocca i flussi verso l'Unione Europea, certo, come misura di ricatto nei confronti di Gazprom e dell'Unione Europea, per costringere di fatto i paesi europei a intervenire nel negoziato e comunque ricondurre a ragione le parti. In questo caso l'appello di Barroso si legge proprio in funzione di questo, cioè proprio di dire: cerchiamo di cooperare tutti per evitare uno stop alle forniture, che comunque non sarebbe di per sé causato da Gazprom, però in ogni caso da parte di Gazprom si richiede una maggior flessibilità per trovare una soluzione che non scarichi integralmente tutti i costi sui cittadini europei o sulle istituzioni internazionali. Certo, un'ultima domanda, nei giorni scorsi, che riguarda sempre il mondo dell'energia. Nei giorni scorsi abbiamo avuto notizia di una intervista all'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, che ha toccato il tema del petrolio sotto il mare italiano. Per molti italiani è stato anche un po' una scoperta, forse non è uno dei temi di cui si parla in maniera più frequente, però Prodi ha detto: bisogna riprendere le trivellazioni sul fondo dei mari italiani perché così possiamo raddoppiare la produzione di idrocarburi, e questo chiaramente in termini anche della possibilità di esportare questo bene può aiutare le casse italiane. Allora, ci aiuti un po' a capire la questione: quanto petrolio c'è sotto i mari italiani e che tipo di come dire, vantaggio economico può portare all'Italia la ripresa delle trivellazioni, e poi se ci sono anche degli svantaggi perché poi sono state bloccate per tanti anni? Allora, guardi, in realtà le trivellazioni sia per il gas sia per il petrolio esistono già, cioè ci sono già un centinaio di piattaforme in produzione nel mare, e comunque l'attività di produzione di idrocarburi in Italia non si è mai fermata, è semplicemente qualcosa che non è nel dibattito pubblico. L'Italia è da decenni, Eni ha cominciato come produttore con Agip. Sì? Comunque, attualmente le riserve italiane sono abbastanza ridotte, non possiamo pensare che cominciare a trivellare voglia dire diventare un paese esportatore netto, però l'attività di produzione può dare un contributo positivo in due sensi. Il primo chiaramente è quello di generare dell'attività economica interna anziché importare, cioè se si produce il petrolio anziché importarlo, comunque in ogni caso la bilancia commerciale migliora e le attività delle aziende sul territorio nazionale ne risentono positivamente. Certo. E hanno investimenti in Italia, banalmente. Seconda questione, si crea del gettito come royalties per le casse dello Stato. Chiaro. Parliamo di qualche centinaio di milioni di euro all'anno come prospettiva plausibile, però stiamo parlando comunque di un contributo positivo, quindi diciamo che è una situazione in cui si vince su tutti i fronti, sia come azienda sia come Stato. In realtà dal punto di vista, ci sono a volte delle opposizioni, perché dal punto di vista ambientale sì, ci sono dei dubbi, delle perplessità.
Per quel che riguarda l'offshore, devo dire che la legislazione italiana è particolarmente restrittiva, è una delle più restrittive in Europa. E cosa intende per offshore? Offshore intendo la produzione nel mare. Sì. La produzione in mare, è comunque, ma anche quella sulla terraferma, è regolata da una normativa ambientale autorizzativa molto stretta. E quindi diciamo che dal punto di vista delle garanzie di protezione dell'ambiente la normativa italiana attualmente ne fornisce ampie. Sì. C'è il problema di itinerari autorizzativi, in realtà. Da un lato il problema è che proprio molti investimenti non si fanno perché l'iter autorizzativo è troppo lungo e molto spesso troppo complesso e porta dei veti incrociati da parte delle varie burocrazie impegnate. È, rimasto, è per questo che è rimasto un po' un tabù per diversi anni questo tema? Esatto, anche per, poi c'è anche la questione, è rimasto un tabù perché ci sono alcune situazioni in cui c'è dell'opposizione locale. Questo avviene soprattutto, a onor del vero, quando si trivella sulla terraferma, come in Basilicata. Sì. Però diciamo che il grosso delle nostre potenzialità è offshore, è nel mare, certo. Quindi comunque è lì che si guarda quando si pensa di aumentare la produzione nazionale. Ben inteso, parlando in cifre, gas naturale attualmente l'Italia ne produce circa il 10% di quello che consuma. Di quello che consuma, esattamente. Quindi si può aumentare di qualche punto percentuale questo contributo, ma non possiamo rivoluzionare il nostro approvvigionamento. Certo, conviene comunque farlo perché poi Prodi anche dice se non lo sfruttiamo noi quel giacimento che c'è lo sfrutteranno altri paesi e si fa riferimento per esempio alla Croazia che a quanto pare avrebbe preso insomma in considerazione questa ipotesi. Ecco, è possibile che i nostri giacimenti vengano sfruttati da altri paesi? Sì, è possibile perché comunque stiamo parlando di giacimenti che sono in mare. Sono formazioni appunto sottoterra, vanno esplorate, poi è sempre abbastanza dubbio dove inizi e dove finisca un giacimento, da dove arrivino le risorse che una volta trivellato vengono estratte. Di chi è la proprietà di questi beni, esatto, poi, certo, esatto, certo, certo. A che stato appartengono? È chiaro. Insomma, la questione è ampia, bisognerà, forse merita ecco, comunque una riflessione ulteriore. Certo, sicuramente perché comunque è un potenziale che noi potremmo sfruttare, certo. È assolutamente vero, sarebbe un oggetto di riflessione e comunque fa parte di un insieme di contributi che si possono dare per ridurre anche il passivo di bilancio commerciale. È chiaro. Sì. Grazie a Matteo Verda, ricercatore dell'ISPI, buon lavoro. Grazie a voi. Arrivederci. A sentirla. E per noi una pausa, fra poco.